Ciao a tutti, sono Alessandro Terranova, allenatore e atleta di triathlon. In questo video oggi vi spiegherò cosa sono i circuit training e come eseguirli indoor. I circuiti sono un metodo di allenamento molto semplice che viene utilizzato nella preparazione atletica di moltissimi sport. Non è altro che una sequenza di esercizi a corpo libero, intervallati da un tratto più o meno lungo di corsa. E nel nostro caso, essendo a casa, vi mostrerò alcune valide alternative. Nel circuito che vi mostrerò oggi ho scelto 8 esercizi, di cui 2 per la parte alta, 2 per il tronco, 2 per le gambe e 2 di tecnica di corsa. Vediamo come. Bene, questi sono gli 8 esercizi che vi propongo io per il circuito. Vi consiglio però di alternare gli esercizi in funzione dei gruppi muscolari che utilizziamo. Per cui se faccio un esercizio alla parte alta, quello dopo sarà per le gambe o per il core. Pronti ragazzi? Ok, adesso mettiamo tutto insieme. Eccoci qua. Quindi, questo è il circuito che io vi propongo con le 8 stazioni. Come avete visto, tra un esercizio e l'altro ho inserito la scaletta. Anche perché, come vi dicevo prima, solitamente vengono fatti circuiti con della corsa, però non avendo spazi esterni, o almeno non tutti, ho utilizzato la scaletta. In alternativa è possibile utilizzare la cordicella, quindi il salto della cordicella o dello skip sul posto. Dato che nel mio circuito c'era lo skip sul posto come esercizio a corpo libero, a quel punto potete inserirne un altro e utilizzare lo skip come attività intermedia. Io vi consiglio di fare un'attività complessiva di circa 45 minuti, un'ora, e un recupero tra un circuito e l'altro di circa 2-3 minuti. Quindi adesso sta a voi, divertitevi, buon allenamento, io resto a casa.